Motore. Silenzio. Azione. Azione. Assegnati al PAN i riconoscimenti per la sesta edizione di Cortisonanti, il festival di cortometraggi organizzato da Alchemic Arts e da Auditorium Caivano Arte, col patrocinio del Comune di Napoli. A premiare i vincitori il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l'assessora regionale alla formazione Chiara Marciani, l'assessora alla cultura del Comune di Caivano Filomena Sorrentino. Si sono arrivati dei corti bellissimi, dei cortometraggi, dei reportage, dei videoclip e tutto quello che oggi si è premiato in effetti. Per 2 mesi, 2 volte a settimana siamo andati, ci siamo incontrati in questo luogo e insieme alle giurate, alle signore che avevano aderito all'iniziativa abbiamo selezionato tutti i corti. Nella sezione cortometraggi vince il film inglese I'm Sami di Kae Bahar. Nella sezione reportage AIM Festival di Alessio Perisano. Miglior corto musicale Foreca Capa di Luca e Stefano Maisto. Miglior lavoro a tema sportivo Per un pugno di note di Maurizio Iezzi. L'Istituto Milani di Caivano si aggiudica il premio dedicato alle scuole col cortometraggio Ottavo Comandamento Non Tacere. Menzioni e premi speciali all'impresa di Davide Labanti e al video musicale El Mando realizzato con la sofisticata tecnica del rotoscoping. Ogni forma di violenza non può che essere sconfitta attraverso la cultura. Lo diceva Giovanni Falcone a proposito delle mafie quando parlava di rivoluzione culturale, lo pensiamo oggi a proposito della strategia della tensione del terrore. Quando l'arte e la cultura diventano predomino di una gerarchia, la cultura ha già perso. E quindi queste sono occasioni, come questo festival Cortisonanti, per dare parola a chi certe volte magari non l'ha, perché sappiamo che anche nella cultura è difficile riuscire ad aprire strade. Io so che la mia città, la nostra città, crede nella cultura, anzi la nostra città metropolitana. Al festival hanno partecipato quasi 500 lavori provenienti da diversi paesi del mondo.